Io vi sto odiando troppo. Buongiorno fratellino. Buongiorno. Vi sto un pochino odiando, in realtà ho gli occhi super mega gonfi. E ora chiederò per colazione se dobbiamo mangiare tipo americani, quindi roba salata, tutta bam bam, oppure roba italiana, quindi bruscina, cappuccino, roba del genere. Oddio, che sopracciglia. Facciamo un sondaggio, anche se è veramente presto, quindi non so quanti di voi sono già svegli, però vedremo. Ma che problemi hai? Comunque, ecco qui il sondaggio. Quindi dovete scegliere tra colazione americana o colazione italiana. Cosa sceglieranno? Fatti i bravi. Per te tu cosa vuoi? Io voglio americana. Americana? No, io... No, forse io la voglio. A parte che chi in America mangia le bruscine. Vabbè, ma gli americani sono molto più esagerati rispetto agli italiani che mangiano una robina. Ok, basta. Ah, ok. Aspettiamo. Con questa bellissima faccia alla fine ha vinto americana per la gioia di Riccardo! Dopodiché ho chiesto se dovevamo andare a Estrenco o al Caro Desmoro e sta vincendo Caro. Quindi andremo nella spiaggetta più lontana, però è molto carina perché è strada tipo imbucata, che nessuno, cioè ci va poca gente di mattina presto. Quindi niente, andiamo a fare colazione. Siamo arrivati in anticipo, in pratica il video sarà così. Ma dai, dammi qua. Dammi qua. L'esperto di video. E quindi niente, ma Riccardo, sì, tu sei troppo superato, sembra una nana. Tu sei una nana. Salve. Identificati per quello che sei. Siamo in anticipo. Siamo in coda. Come si dice? Come si fa a girare? Come si fa a girare? Vedete, siamo in coda, questa è la porta. Appena si apre correremo a fare colazione. Andiamo verso la nostra colazione. Che rottura, che t-shirt americana. Madonna, ma quanti fornelli ci sono all'inizio? Non siamo arrivati così presto. Oh, bravo, prendete. Dai. Quindi americana ci va anche per. Oh, guardate che bella questa brioscina. No, no, io non mangio quella. Io mangerò questo uovo che mi piace molto. Riccardo mangia anche la pancetta. Scusate, ma in America mangio le brioscine. Io intanto si è proprio gasato, gli piace. Gli piace molto. Beh, posso farmi un toast. Mi faccio un toast. Quello là con le cose. Ho trovato cosa mangiare. Questo è il cavolo. Altri brioscini. Biscottini e la sola frutta. Anche se non so se mangiano la frutta. Sì, aspettiamo poverina, tipo ancora la che mangio, sì. Secondo me. Di solito prendiamo i panini. E quindi prenderemo questo pane qua che è il più buono, è tutto cereoso. E poi ci sono altre cose strane. Ok. Eccoci qua con la colazione americana. Dun 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 dun. Da bere succo mela, succo d'arancia. Buon appetito. Buon appetito. Buono. La mattina è appena iniziata. E già vi odio perché scegliete le cose che non vorrei che sceglieste. Perché scegliete le cose che vorrei. Perché vorrei. Perché scegliete le cose che non vorrei sceglieste. Però è buono. Ma è stra ingrassante, era pieno di burro tutto sopra. Mi fai? Ho mangiato tutto. Ovvio. 0-2. Qualcosa da dire? Ricordatevi ragazzi che per crescere bisogna mangiare. Stavo verso la macchina. Tanto troppe macchine. Non bene, non bene. Tu c'è un baragzuelo, c'è una pizza. Che schifo. Io odio la gente.
e si sveglia prima di noi. Traficare che continua a dire che dobbiamo superare queste persone qua davanti, ma vanno veloci. Li superiamo adesso. No, però io non ci riesco a camminare così veloce. Passa 5 posti in più in spiaggia. Va, lo lascio a Marino. Ero si va. Marino. Ero si va. Valentino Rossi sta superando. E poi la strada è stralunga qua. Molto lunghita. Comunque sono una ritardata perché ho dimenticato l'altro telefono con internet e quindi sto dando questo qui che non posso fare sondaggi. Quindi fino all'una zero sondaggi. Esatto, vabbè, tanto dovevo stare in spiaggia, quindi non avrei fatto comunque sondaggi. Dobbiamo fare il sondaggio di spam alla crema? Sì o no? E voi votavate sicuramente? Sì. No. No, vabbè, dopo vi chiederò se dobbiamo mangiare a casa o fuori casa e speriamo che vi votate a casa, anche perché devo mettermi l'apparecchio, pulire l'apparecchio. E niente, ce l'abbiamo fatta comunque. Ma ci dobbiamo superare questi qua. Mi spererei anche il cavallo. Io lo odio. Cammini troppo veloce, ok? Senti. Dobbiamo mantire il cibo americano. Sì, beh, tu hai mangiato troppo. Avete visto quanto cavolo ha mangiato lui, il ciccione? Abbiamo superato anche loro. Stiamo quasi arrivando al momento critico in cui dobbiamo superare questa prima della discesa, perché sennò ti prego, non posso. Noi abbiamo superati questi, Riccardo. Sì. Male, molto male. Tanto non sono stati. Non so. Non la sappiamo. Che ne sai, magari vivono qua. O magari sono i figli che capiscono quello che stiamo dicendo. Sembriamo un gito. Voi non avete visto la faccia che avevo fatto Riccardo. Tipo super contento perché hanno sbagliato strada e sono andati in quella più difficile. Ma cosa corri, stupido bimbi? Aspettami. Oh, bello qua. Amore, prendi la pittura dal mare. Lo stai facendo? Yes. Però è un po' pericoloso qui. Wow. C'è pochissimo argentino. Più o meno. Li abbiamo superati. È troppo figo sta spiaggia. Aiuto Riccardo, aspettami. Sì, dai, non c'è quasi nessuno. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Posizionati. Fai il sirenetto, buttati. Un piccolo esempio di sirenetto. Andiamo, dice. Che bello. Guardate qua, che acqua, che acqua. Siamo cotti. Quindi andiamo verso la Brum Brum. Bye bye, per questo cielo. Non ci vediamo. Ok, allora sono passati 11 minuti e sempre il 76% ha votato mangiare fuori, quindi ora cerchiamo. Dopodiché ho chiesto se dopo pranzo dovevamo tornare a casina a fare un riposino oppure andare in spiaggia di nuovo, che pensavamo a Strank, e sta vincendo. Abbiamo passato 5 minuti, dai, aspettiamo altri 5 minuti e poi vediamo che fare. Ok, passati 10 minutini, 53% ha vinto, torniamo a casina. Sono felice, volevo stare a tornare a casa perché dopo un po' sole brucia stanca, quindi top 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 top. Secondo me è aperto il pranzo. Sono la parcheggio qua. Io e lui litighiamo sempre per i parcheggi perché lui non cerca mai vicino, no? Ma è sempre più lontano possibile, vero? Lo ammetti? Cioè, tu sei un parcheggio là? Dove? Sì. Questo mondo fa schifo. Qua. Ma è quello che prendo. E quando piango non mi vedi, ma rimango in piedi con gli occhi puntati. Ma torna lì! Perché devi andare a imbucarti nelle biette sperdute? Rottura! Cioè, potevi parcheggiarla davanti. No, andate di qua. Oh, sempre è così, litighiamo sempre questa roba, sempre.
Non capisci un picchio. Guida tu allora. Guida tu. Io non ho patente, ok? Prendila. Guardate dove porto Riccardo. Dove porta? Sì, guida lei. È davvero carino con tutte queste palmine. Palmine? Boh, non so che tanto siano. Allora, ora dobbiamo fare il sondaggio se dobbiamo mangiare qualcosa di sano o qualcosa di sporcaccione. Tu cosa vorresti? Io vorrei il frutto del mare. Ma non sei il famoso fritto che non è riuscito a mangiare l'ultima volta? Comunque questo qua è il menù. C'è roba sana? Beh dai, i prezzi secondo me non sono troppo alti, no? Hanno portato anche degli stuzzichini. Vediamo cosa sceglieranno. Ciao, però una scelta ingrassante. Che bravo, quindi sta finito? L'occhiolino. Oh, è arrivato il piattino di Riccardo. Sei felice? Che sì. Il tuo frittino è finalmente è un vero fritto. È arrivato anche un altro piatto di Riccardo. E io sono ancora così. Ha detto però che il mio è spettacolare. Quindi mi aspetterò grandi cose. E prenderò un fungo. Sembra buono. Ma perché sono così bruciacchiati? Ma è veramente abnorme. Picchi. Qua sotto ci sono tutti gli ananas. Pezzettini di ananas. Yummy! Finito lui. Come sempre. Ho chiesto chi doveva pagare il conto, dovevate chi deve pagarlo. Ma non è vero. Devi vedere. Guarda, guarda. Tutte le stronze. Mi blocco tutte. Ma ci l'ho triste. Dove è il tuo portafoglio? Quel piccolo conto. La faremo anche a cena, vedremo chi vincerà. No, a cena non esco. Piccolino. Perché vai dentro? Perché poi fa la carta. Anzi, mi sa che sei arrabbiato. Piccolino, ora io voglio. Di solito dividiamo comunque. Non paga sempre tutto lui perché sennò ciaone. Com'è stato? Sì, non è giusto che paga quello che prende meno soldi. Ma cosa lei vuoi? È ricca. Ma cosa guadagna vuoi? Troppo. Allora, spieghiamo a Riccardo che non c'entra. È un fatto di galanteria. Non mi apri neanche la portiera? Non sono ricco. Non mi apri la portiera? No, muovi il culo. Mi giuro che dopo questo video lo lascio. Ti lascio, capito? Che uomo inutile. Sono veramente sconcertata. Voi? Lo siete anche voi? Comunque no, vabbè dai, è ovvio che dopo 6 mesi se pagasse lui penso che tutto il suo stipendio l'avrebbe speso per mangiare e per far cosa. Ma ora adesso è arrabbiata. Non si pronuncia, amici, l'abbiamo perso. Diciamo che ci vediamo dopo al prossimo sondaggio che non so cosa sarà, ma lo scoprirete molto presto voi. Ho già preparato i sondaggi per oggi, quindi oggi pomeriggio, adesso sono le 4, dobbiamo andare in piscina e ha vinto un pochino direi. Dopodiché a cena ovviamente ti scelto fuori perché ormai vuoi farci spennare e quindi andremo a mangiare da qualche parte, sceglieremo dopo insieme il ristorante. E infine stasera, guardate cosa ha vinto, bam bam bam. E lui dorme, come sempre. Proverò a bagnarlo con quest'acqua, ma sicuramente si arrabbierà perché io ero arrabbiata con lui prima. Quindi adesso litigheremo, già lo so. Però vabbè, dai. Fresh. Quanto sei arrabbiato da 1 a 10? Ti ho bagnato un letto, figa. Oh, bagnato il letto. Ma avevi caldo? No, ho deciso loro come svegliarti. Andiamo in piscina? Eh? Mi rispondi? Eh? Riccardo? Alzati. Quante ore ci metterà per fare una foto recente? Comunque ho scelto di farla dentro perché fuori c'era...
troppa gente e mi vergognavo. Magari poi quando se ne va però potremo provare a farlo anche lì. Din din. Ok, abbiamo provato a fare queste benedette foto. Non so se ce n'è una decente. Sicuramente voi lo scoprirete su Instagram. Se vedrete foto su Instagram vuol dire che ce ne sarà stata una decente, se no... No. Ora, adesso facciamo un sondaggio su chi deve sgonfiare la conchiglia. Ma dobbiamo farlo insieme secondo me. La conchiglia, questa bella conchiglietta. Chi sgonfia la conchiglietta? Facciamo un sondaggino. Ti giuro, io spero che dicano te. Ah, sì? Io vorrei vedere te che la sgonfi. Riccardo, se votate per me... ci sarebbe da ridere, secondo me. No, Riccardo. Vediamo, secondo me come Lisa si fa una bella risata. Basta, non è... Allora, chi è? Vai. Adesso aspetteremo, non so, 5 minuti. Vai. A 40, facciamo 45, a 45 guardiamo. Lì chi ti aspetta, Melissa? Come vedete, Melissa dovrà adesso no, sgonfiare. Cioè io non ce la faccio, con tutta la spia di odio. Vedi che è duro? Non sono io che... Li sto odiando veramente molto. Ah sì? Sì. Sei proprio brava. Che posa puoi non sgonfiare. Sì, ti dovrei aiutarla. Vuoi che faccia una storia? Ti dico che devo aiutarla? Sì. Eh? Dai, facciamo un sondaggio. Sta pregando mentre sgonfia. Amala la calla gubar, la gubar. Ti diverti o no? La gubar. Comunque siete delle piccole persone malefiche che mi avete fatto svegliare con l'acqua in faccia. Grazie, grazie, mi ricorderà di questo. 18:50, quindi andiamo a vedere un po' il sondaggio. Ah, no, hanno votato no. Seriamente? Ma seriamente? 243 hanno detto no. Niente, ora continuiamo a vedere Melissa che sgonfia. Sì o no? Allora, mi siedo intanto, che sono più comodo a guardarla. Sai qualcosa da dire ai tuoi fan che ti hanno... Tu muerti. Hanno detto di non aiutarti. E vi odio. Ti odia. Un po' più, la pensione. La piccola pensione. Ma perché ho fatto? Ora stiamo entrando a farci la doccia. Solo che se dobbiamo guardare la TV stasera, il programma inizia alle 9 qualcosa. Non possiamo andare a mangiare in posti lontani. Quindi fast food. Infatti, quindi mi sa che andremo. Useremo il coupon del KFC stasera. Andremo o al KFC o al Burger King. Doccetta fatta, entrambi ovviamente. E ora vediamo cosa ci toccherà mangiare. Se il burger o l'altro. Dun 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 dun. Tu cosa preferiresti? KFC. Sì. No, io invece preferirei burger. 59% ha votato. Vai. Quindi niente, penso che lo mangeremo qua. Lo mangiamo là. No, penso che diventa là. Freddo. Ok, e quindi niente, ora ci prepareremo e andremo a pappare dopo. Chi paga KFC? Facciamo il sondaggio. Vuoi magari perdere ancora e pagare per la seconda volta? Tanto usi coupon. Questi coupon. Comunque no, cosa vuol dire? Ah sì, è che poi appunto guarderemo la puntata qua a casa. Non si sa dove, tu sai dove? In streaming. Un telefono? Sì, dovevo guardarlo. Sarà una schifezza. Non abbiamo un computer. Siamo prontini per andare a prendere il cibo. Ho ancora i capelli tutti bagnati, però vabbè. E cosa devo dire? Ah sì, che adesso faremo un altro sondaggio per vedere chi pagherà il cibo. Guarda che rossino che sei, la facciozza. E nulla, andiamo. È andato molto meglio rispetto oggi a pranzo. Per un mese ho fatto tutto tu. Sì. Guarda quanto sono diversi dai, cioè dalle foto che mettono loro. Beh, buona. Sì, dai, ci sta. Yummy. Lo aspettavo più lungo il tuo. Il mio sembra molto gustoso.
e cioccolatosso. Quindi sei ricaduta su KFC? Sì. Io volevo andare al burger invece. Yum! Troppo buono. Che bomba è, poi. Che bonito. Un bacito. Come te. Guarda un piccolo panda. C'è troppa gente però, rovina un po'. C'è un bambino? C'è un mazzo bambino. Good night. Che fai, Enrico? È questo qui l'hotel in cui... Eravamo. In cui risiedavamo. Quanto gli dai? Io non gli do 4 stelle, su 5 gli darei 3. Tu? Oh, dipende. Stava picciando piscine. Sì, tanto. Ma cibo così così. Ma oh, ma non sa, boh, quando passiamo noi non si apre, quando passa l'altra gente sì. Pare normale? Adesso va. Ma sei stupido, Birbi. Invece tu non hai dato a me questi 10 anni. Tu questa cosa qua l'hai strumentalizzata nei miei confronti per farmi e mi hai reso la persona insicura agli occhi di soprattutto di te, ma anche del mondo.